Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di calcio. Con l'inizio del nuovo anno, i giocatori del Venezia Football Club hanno voluto dedicarsi ai piccoli pazienti e al personale dei reparti di pediatria degli ospedali di Venezia e Mestre. Nelle giornate di oggi, 4 gennaio, e di domani, 5 gennaio, infatti, una delegazione di giocatori del Venezia Football Club farà visita ai reparti di pediatria, diretti rispettivamente dai primari Luca Livio Ecclesio e Paola Cavicchioli, portando personalmente alcuni doni, regalando così un momento di gioia ai bambini ricoverati. Il sabato 6 gennaio si terrà presso il centro sportivo di Cavenezia il Befana Venezia Football Club Academy Cup, un torneo per la categoria Under 10 organizzato dalla Venezia Football Club Academy. Il prestigioso torneo, giunto alla seconda edizione, vede la partecipazione, tra le altre, di Udinese, Empoli, Hellas Verona, Juventus, Cittadella, Virtus Verona e Trento. E l'ASD 108 anni Venezia organizza invece il 14esimo moto raduno benefico Moto Befane a Forte Marghera a Mestre, sabato 6 alle ore 14 per festeggiare l'Epifania e fare beneficenza. Ritrovo alle ore 14, sfilata delle moto alle ore 15 per le vie della città, rientro al forte e benedizione di moto e caschi alle ore 16, a seguire buffet per tutti e raccolta fondi per la Casa Fatima di Campalto, struttura per minori che fa parte dell'Opera Santa Maria della Carità. Per tutta la durata dell'evento è previsto un intrattenimento musicale a cura di Sound Live. A Malamocco, invece, la Befana arriva di corsa con la tradizionale Corsa della Befana di Malamocco, sempre sabato 6 gennaio, con partenza alle ore 10.45 dal patronato. Si tratta della 46esima edizione della gara podistica ludico-motoria non competitiva, aperta a uomini e donne di tutte le età, organizzata da Venezia Triathlon. Tre i diversi percorsi proposti, uno da 400 metri per partecipanti tra i 6 e i 10 anni, uno da 1200 per giovani dagli 11 ai 14 anni e 10 km per tutti, a conclusione premi a sorteggio. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.